Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla Pelosa. Allora ragazzi, siamo qui alla Pelosetta, sempre che fa parte sempre della Pelosa, però è la punta più estrema appunto della Pelosa. Quella che vedete di fronte è l'Asinara e noi non ci mettiamo qui perché è abbastanza piena di gente e va prenotata. Quindi ci spostiamo, torniamo un po' indietro verso il porto della Pelosa e dove c'è anche la Tonnara che poi vi spiegherò. Una cosa molto importante, se venite qui è obbligatorio la stoietta. La stoietta è quello che si mette sotto il telo fatto in paglia. E qui è obbligatorio, quindi mi raccomando, prenotate e la stoietta è obbligatoria. Se non ce l'avete, arrivate qui per caso, ci sono tantissimi venditori ambulanti, però che vendono le stoiette a prezzi modici. Diciamo che con poco... O bisogna comunque trattare. Ecco, con poco ve la cavate. Trattate, mi raccomando, trattate, perché se state a sentire loro vi costa 10 euro la stoietta, invece con poco ve la portate a casa. Adesso noi ci spostiamo, vi facciamo vedere l'altra spiaggia. Qui è veramente bellissimo, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. È una roba spettacolare. Peccato che non posso far volare il drone perché c'è un vento atomico e diciamo che oggi è una giornata particolarmente sfortunata per noi perché troveremo vento su tutta la parte ovest dell'isola, perché sta arrivando un po' di maretta e un po' di vento e quindi oggi va così. Mica male quelle villettine lì, eh? Saliamo in auto e con soli 20 minuti dalla spiaggia della Pelosetta arriviamo alla spiaggia bianchissima di Etzimannu. Parcheggio comodo comodo. Allora ragazzi, prima vi dicevo la Tonnara. La Tonnara si chiama così perché dietro la spiaggia c'è la vecchia Tonnara, cioè dove si puliva il tonno, quindi si chiama così la Tonnara. Noi ci siamo andati, adesso ci hanno costruito un resort, si può andare, però il parcheggio era veramente strapieno e allora abbiamo deciso di andare da un'altra parte e siamo venuti qui, che è la spiaggia di Etzimannu, che è veramente bellissima, guardate. Allora, eravamo sulla spiaggia di Etzimannu, ma siccome il tempo, non so se si vede, tanto sì, è completamente bianco, quindi si è annuvolato e sarà un pochino peggio, abbiamo deciso di venire a Alghero. C'era anche la canzoncina, come faceva? Questa. Basta, perché sennò la CIA ci blocca il video. Comunque, adesso facciamo un bel giro nella città antica di Alghero e ve la mostriamo. Regalino fatto alla nostra nipotina, adesso come potete vedere da questo artigiano bravissimo che trovate in tutta Italia, però dai, eravamo qui e abbiamo fatto questo piccolo regalo. E l'influenza spagnola di questo paese si fa sentire, perché la bandiera catalana è praticamente ovunque in questa città appunto di Alghero. Già dal XVI secolo la cattedrale di Santa Maria fa parte della città di Alghero, ed ancora oggi è una delle chiese più grandi della Sardegna. Poco più distante troviamo la chiesa di San Michele, una delle chiese più significative per lo stile barocco in Sardegna. La cupola della chiesa è uno dei simboli della città, che nel 1950 venne rivestita esternamente di mattonelle policrome realizzate su disegno di Antonio Simon Mossa e Filippo Figari.
Allora, camminando per Alghero non è una cosa strana incontrare questi manifesti, come in questo caso Caterina 104 anni, cioè attaccano tutti le foto dei centenari ancora vivi qui ad Alghero. Abbiamo preso uno smoothies qui in questo negozio, che dopo ve lo faccio vedere, e abbiamo visto che esiste la pianta di quadrifoglio. Quindi ho pensato, se noi ci compriamo la pianta, siamo sempre fortunati tutto l'anno. Allora, ci siamo fermati qui al Fruit Lab, quindi vi consigliamo, se venite ad Alghero, Fruit Lab, perché fa dei frullati, degli smoothies che sono buonissimi. Questo è mango. Mi raccomando, se venite qui, andatela a trovare, gentilissimo, è stato tutto sulle erbe, su tutte bacche. Mirto ci ha spiegato come funziona il mirto, dove possiamo trovare le piante di mirto, eccetera eccetera. Volevo informarvi che usa la cannuccia e carta. Quindi ragazzi, Alghero è una di quelle località che, se venite su nel nord della Sardegna, dovete visitare assolutamente, perché vale veramente la pena. Si vede molto la dominazione spagnola di questa città ed è veramente bella. Cioè, in una giornata magari nuvola dove non sapete cosa fare, oppure sicuramente la sera qui è spettacolare, perché questi muri saranno tutti illuminati da luci, vale sicuramente la pena farci un giro. Noi adesso continuiamo a spostarci verso sud, torniamo nella provincia di Oristano per vedere di visitare qualcos'altro. Risaliamo in macchina e da Alghero andiamo verso sud fino ad arrivare a Torre del Pozzo. Ragazzi, siamo appena partiti da Alghero e già ci troviamo, secondo me, in una delle strade più belle da percorrere per tornare verso Oristano, che è la litoranea, e trovate uno spettacolo del genere. Sono delle scogliere che sono bellissime, guarda, non ho parole, cioè, spettacolo. Percorrendo la litoranea ci si apre una vista sul mare che ricorda la verde e rocciosa Islanda. Ma ci troviamo in Italia e questo ci fa riflettere di quanti posti stupendi la nostra bella Italia ha da offrire. E intanto noi ci godiamo questo spettacolo. Cerco di stare così per coprire il vento. Siamo a Torre del Pozzo, un posto unico perché qui c'è un geyser naturale. Geyser forse dire troppo, perché in realtà è solo un cunicolo che passa sotto questa montagna e con le grandi onde spruzza dell'acqua fuori a mo' di geyser. Naturalmente è stato recintato per la protezione delle persone, però è questo qui alle mie spalle, qui sotto. Praticamente con le grandi onde viene fuori un getto d'acqua che sembra un geyser. Non so se si sente l'acqua, ma da lì arriva fuori l'acqua. Allora, nonostante il mare grosso che c'è oggi, che in teoria forse non è niente, non viene su perché ce n'è poco, quindi ci vuole ancora più mare. Quindi dai, su. Noi siamo già tornati indietro, siamo già in provincia di Oristano. Alle mie spalle c'è Sarchittu, dove eravamo ieri, quindi siamo veramente vicini al nostro B&B. Adesso andiamo lì, che vi spiegherò cosa sono quelle torri di avvistamento, anche dette, soprattutto dette, nuraghi. Siamo in Sardegna, è il momento di parlare di nuraghi. Questi sono i famosi nuraghi sardi, cioè delle costruzioni risalenti all'età del bronzo i primi e all'età del ferro i secondi, quindi le ristrutturazioni di quei nuraghi, e si possono trovare in tutta la costa della Sardegna, perché sono proprio il simbolo di una civiltà vissuta qui e quindi non è insolito trovarle in giro. Non si sa bene di cosa si tratti, se sono degli avamposti o servivano per addirittura dei centri culturali, però quello che si sa è che sono arrivati a noi intatti
e sono strutture a secco. Costruite a secco, questo cosa significa? Significa soltanto che ogni sasso è stato messo uno sopra l'altro per costruire questa struttura. Quindi qui ci viene un bel dubbio. Se sono arrivati fino a noi, significa che la Sardegna, e questo viene confermato da chiunque, non ha mai conosciuto cosa vuol dire assistere a un terremoto. Ma a parte queste nozioni storiche, l'anima vera di quest'isola ci parla attraverso il vento e i tramonti che ogni sera di questo viaggio ci danno l'opportunità di perderci nel guardarli e di ritrovarci in un soffio di vento. Niente, dopo questo tramonto spettacolare, cioè scusate, non me la posso perdere, c'è una sposa là, la vedete? Aspetta, vediamo se la trovo, eccola, l'avete vista? Bene. Dopo questo tramonto spettacolare che ci siamo goduti, adesso torniamo al nostro B&B, perché questa sera ci aspetta la pizza! E poi ho una cosa da dirvi su una birra qui del posto, l'Icnus, che tutti conoscete, avete anche visto in un nostro post su Instagram. Ho da dirvi una cosa che forse non sapete. Già, intanto andiamo a casa, ci andiamo a docciare, fare tutto quello che dobbiamo fare e poi mangiamo e vi spiego questa cosa. Allora ragazzi, siamo qui che stiamo aspettando le pizze e qui dove mangeremo tutti quanti nel nostro B&B, ultima serata purtroppo. Però volevo dirvi una cosa, voi la conoscete questa, l'Icnusa? In realtà sì, è buonissima, tutti la beviamo, ci piace un sacco, sia filtrata che non filtrata, però Icnusa in realtà significa Sardegna. Praticamente i greci hanno dato alla Sardegna il nome di Icnusa e quindi Icnusa significa Sardegna. Voi state bevendo la Sardegna, infatti uno degli slogan dell'Icnusa, di questa fabbrica, è Anima Sarda. Anima Sarda proprio perché il nome deriva dal nome dell'isola che la ospita. Come pubblicità, bellissima. Nuraki B&B. Buongiorno ragazzi, parlo piano perché siamo venuti su questi laghi dove ci sono un sacco di fenicotteri. Adesso cercherò di fargli una foto. E ce n'erano appena qui due, ma è passata una macchina e sono volati via. Allora, sono riuscito a riprenderli dall'alto col drone, stando un po' lontano, quindi adesso vi zoomerò le immagini per farveli vedere, ma sono tutti lì. Vediamo se riesco. Troveremo anche a San Teodoro, quindi dall'altro lato, al lato est della Sardegna, ma adesso noi andiamo verso Torre dei Corsari e Piscinas, cioè nel deserto più grande d'Europa, che si trova qui in Sardegna. Finalmente partiamo per una delle tappe che volevamo assolutamente vedere, forse proprio quella che ci ha fatto scegliere la Sardegna come nostra destinazione 2020, un luogo magico da visitare. Ragazzi, siamo arrivati a Torre dei Corsari, queste sono le sue famose dune e adesso andiamo giù in spiaggia a visitarla perché sono veramente belle, c'è questa sabbia gialla, quasi desertica, che è stupenda. Siamo arrivati sulle dune, stiamo andando su in cima per vedere lo spettacolo visto dall'alto di queste dune di sabbia che, come avete visto, è bella gialla. Adesso io non sono mai andato in Namib, ma assomiglia, forse quella del Namibia è ancora più gialla. E fidatevi, non rende, perché oggi abbiamo deciso di fare questa escursione proprio perché il tempo, come potete vedere, è abbastanza grigio e quindi abbiamo deciso di venire qui su queste dune di sabbia. Guardate, bella questa sabbia. Pendenze inizia a essere, eh? Eroleti.
Scalza! Obiettivo quella duna lassù in cima, lassù, su, su. Ragazzi, guardate questa duna quanto è alta. Non rende. Aspettate. Guardate quanto sto facendo fatica a salire. Spettacolo. Poi c'è una vista del mare che è veramente assurda. C'è un vento incredibile, sembra di essere in mezzo al nulla. E invece Torre dei Corsari, il suo paesino è lì, ve lo faccio vedere, eccolo. Però stare qui veramente è una sensazione unica. Per scendere da questa duna c'è solo un modo, cioè questo. Ragazzi, questa duna è veramente altissima e che dire, cioè se venite qui la visita qui merita assolutamente. Noi siamo stati tra virgolette forse un po' sfortunati per quanto riguarda il sole, perché vi garantisco che questa sabbia con il sole diventa proprio oro, cioè secondo me è spettacolare. Infatti ho visto delle foto che un po' mi mangio le mani perché non sono riuscito a fare, però è un posto speciale, cioè dovete assolutamente passarci. Bene ragazzi, adesso lasciamo l'uomo mare, lo sapevo che mi bagnavo. Bene, lasciamo il mare, lo ritroveremo più avanti. Adesso andiamo a visitare proprio la Torre dei Corsari, si chiama così, e c'è una torre, un nuraghi qui sopra. E poi mangiamo qualcosina e andiamo a piscina. Cioè comunque, a parte il vento, non so se mi sentite, ma cioè qui come ti muovi ci sono degli scorci bellissimi, cioè ragazzi, Sardegna top. Questa volta partiamo da Torre dei Corsari, destinazione Piscinas. O forse no. Stavamo andando a Piscinas, ma Google Maps ha fatto passare in una strada dove in teoria noi siamo lì con la macchina, ma finisce e inizia questo fiume che è molto particolare perché è un fiume rosso, cioè proprio come potete vedere, sì, un marroncino rosso. E quindi state molto attenti quando venite a Piscinas, perché Google vi fa passare qui, dove in realtà se non avete una Jeep non si passa. Però siamo grati a Google perché questo è veramente un bellissimo posto, nonostante noi non riusciremo sicuramente a passare, però bello, mi piace. Non è stato semplice arrivare fin qui, però non vogliamo rischiare, ci accontenteremo delle immagini del drone. E se secondo voi abbiamo già percorso 1500 km e non ci proviamo? Vabbè, alla fine ci abbiamo provato, visto che è passata una macchina, ho detto, boh, se passa lui passo anche io. Ci abbiamo provato e sì, si guarda. Quindi Google, sei stato un po' bastardo, però si passa lo stesso.
forti della riuscita di aver guadato il fiume, sfrecciamo verso le dune di sabbia, verso il deserto più grande d'Europa, verso il secondo fiume. Ragazzi, siamo arrivati nel deserto più grande d'Europa. Piccolo consiglio: se venite qui, non abbiate paura di guardare il fiume in ben due punti, perché si fa, lo fanno tutti, sono passate delle macchinine veramente piccole, macchine grandi, senza problemi. Piscinas è un'area di 2 km quadrati di dune sabbiose e la sua bellezza ha ispirato registi del calibro di Francis Ford Coppola a girarci un film e Baby K, Caparezza e I Negrita a girarci dei videoclip musicali. Cioè, ragazzi, ma di cosa parliamo? Un posto così è spettacolare! Mezza, siamo a Cagliari, dove raggiungiamo il nostro alloggio per la notte. E niente ragazzi, siamo arrivati a Cagliari, abbiamo preso possesso del nostro appartamento che è bellissimo, ve lo mostrerò nel prossimo video. E stasera facciamo un giro in centro e penso che andremo a letto presto, perché domani mattina andiamo a fare una tappa qui vicino, penso a Turedda o un altro posto. Il nostro viaggio in Sardegna continua nella prossima puntata. Visiteremo Cagliari tra le sue mille luci della sera. Andremo a Villa Simius, precisamente a Cala Caterina. Per risalire verso nord sulla costa est fino ad Arbatax, alle sue famose rocce rosse. Quindi non mi resta che darvi l'appuntamento al prossimo video di Sardegna Terra da Scoprire.